Buonasera e ben ritrovati con il nuovo appuntamento con Unica Focus Talk Show. Questa sera parleremo di montagna, soprattutto in provincia di Sondrio, ma anche in realtà un po' in provincia di Lecco, e ne parleremo con Eleonora Fiorelli. Eleonora, intanto, buonasera. 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 Eleonora, che è vicepresidente del gruppo Rifugi dell'Unione del Commercio Turismo e Servizi della provincia di Sondrio, quindi eletta vicepresidente proprio pochi giorni fa, insomma, quindi è un bel ruolo intanto. Intanto, ecco, dai, come hai vissuto questa elezione, questa nomina alla vicepresidenza anche, insomma, perché immagino ti abbiano dato fiducia, insomma, gli altri colleghi, è una cosa positiva. Sì, assolutamente. Sono grata a loro per questa carica. Ebbene, intanto, allora, stavo dicendo prima, si parlerà di montagna in provincia di Sondrio e provincia di Lecco perché Eleonora, insieme alla famiglia, gestisce due rifugi, uno appunto in provincia di Sondrio, un altro in provincia di Lecco. Intanto, quali sono? E così poi andiamo anche a vedere quali sono le zone e quali sono tutte le tematiche correlate. Allora, quello in provincia di Sondrio è il rifugio Ponti, per l'esattezza in Valle di Predarossa, che si trova in Valmasino, e invece Ok. l'altro è il rifugio Porta, che si trova ai piani dei Resinelli, sopra Lecco. Insomma, non fai pochi chilometri, No, ecco. esatto. Anzi, infatti. Ecco, adesso inizierà la stagione, sta iniziando, è iniziata la vera e propria stagione turistica. Il rifugio Ponti, insomma, apre proprio per l'estate, giusto? Sì, è prettamente una stagione estiva, tendenzialmente da giugno fino più o meno alla fine di settembre. Ok, e come, insomma, come vedi la stagione che sta per arrivare? Ma le prenotazioni stanno arrivando, ci sono un sacco di richieste, per cui tendenzialmente positive le aspettative. E bisognerà vedere chiaramente il meteo. C'è tanta neve, Ovvio. per cui anche di richiamo, diciamo, questa cosa per gli alpinisti, anche perché noi siamo ai piedi del Monte Disgrazia, per cui una cima chiaramente molto ambita da questa tipologia di persone. Ecco, e quindi anche per esempio appunto la neve anche tardiva fa da traino comunque per la stagione estiva. Quindi, Assolutamente, sì. ok. Anzi, cioè, più la parete è nevata, più resta tanta neve in quota e meglio è, perché comunque risulta, tra virgolette, un po' più semplice proprio l'approccio. Ottimo, insomma, anche questo è interessante. Il Porta invece è un rifugio aperto tutto l'anno, Il giusto? Porta è aperto più o meno tutto l'anno, ha una pausa di più o meno 3 mesi, tendenzialmente da metà gennaio fino a marzo, per il resto è sempre aperto. E anche lì come sta andando l'attività? Vabbè, noi l'abbiamo in gestione ormai da 2 anni, quindi diciamo che è ancora poco il tempo che siamo lì, però tendenzialmente bene, stanno aumentando le prenotazioni, anche l'affluenza, per cui ci fa ben sperare. Ne parlavo anche con altri ospiti che avevamo qui in studio. Post-Covid la montagna, insomma, è più frequentata. Vedete anche voi, insomma, avete anche voi la stessa stima? Allora, sì. Soprattutto subito post-Covid, abbiamo avuto un sacco di affluenza, persone comunque nuove, che non erano magari abituate ad andare in montagna frequentemente. E poi c'è stato un attimino un calo, un assestamento. Ad ogni modo è comunque aumentata l'affluenza, quello sì. Assolutamente, Beh, insomma, è positivo anche questo per voi, immagino. sì, assolutamente. C'è qualche lato negativo, per esempio, troppe persone in alcuni giorni, che frequentano, oppure non si vede questo? Allora, ci sono diversi aspetti negativi. Sicuramente una poca conoscenza della montagna e di quello che magari un rifugio può offrire, quindi questo limite, diciamo. E poi, vabbè, sta diventando sempre più gettonata nei weekend la montagna, quindi questi pienoni incredibili, magari sabato sera, la domenica. E poi però in settimana, se non è, diciamo, agosto, quindi il periodo delle ferie, è morta. Ah, ok. Quanti siete a gestire i due rifugi? Mi dicevi prima, li gestisci insieme alla famiglia, Esatto, giusto? allora per i ponti sono io,
e invece il porta lo gestiscono mia mamma e mio fratello, io do una mano. Come fai a dare una mano? Cioè, da una parte gestisci tu, ma dall'altra dai una mano, riesci a essere ovunque? Allora, adesso no. Passami la battuta. No, no. Certo. Allora, fondamentalmente io quando è aperto il rifugio Ponti sono al rifugio Ponti, okay. Quindi ci sto tutto il periodo senza mai scendere, mentre poi quando chiudo l'attività su, scendo al porta e tendenzialmente sto nei weekend o comunque nei momenti di maggior bisogno. Ok. Com'è la vita del rifugista? Perché spesso e volentieri, mi permetto di fare un cappello introduttivo, spesso e volentieri si parla di, cioè almeno, chiedo scusa, nell'immaginario è una vita bellissima, in montagna, rilassante, invece non è proprio così, giusto? Allora, sicuramente quello che hai detto è vero, nel senso che è una vita molto bella, si sta in un ambiente di montagna, se chiaramente piace la montagna, piace. È appagante. È un po', io la vivo essenzialmente come un vivere in un mondo parallelo, nel senso che sono fuori dal caos, il traffico, eccetera. Chiaramente in stagione ci sono i contro, che sono sicuramente il momento dell'affollamento, ritmi completamente frenetici e diversi dallo standard nostro, cioè normale, sì. Nel senso che soprattutto noi alla Ponti ci troviamo magari a fare la colazione alle 3 del mattino e poi cioè, si sta in pista magari fino alle 10 di sera o oltre. E i momenti di pausa sono davvero molto pochi. Hai poco tempo libero, poco tempo per te stesso. E sei sempre in condivisione con tutto, quindi insomma non a tutti magari questa cosa può far piacere, chiaramente. Praticamente il riposo arriva a fine stagione, ecco, infatti. Sì. Immagino, anche perché appunto non si conteranno le ore di lavoro, mi viene da dire. No, assolutamente no. E poi è chiaro, sei lì, sei sempre a disposizione di tutti, perché comunque serve informazione, magari che ne so, il personale ha bisogno, ha dei dubbi, ha bisogno di aiuto, quindi chiede, insomma. E poi c'è da dire anche questa cosa, che in questo caso tipo rifugio Ponti, noi non siamo di facile accesso perché comunque si arriva camminando, okay. Per cui il problema può anche essere si rompe qualcosa e la cosa anche solo più banale, che magari qui a bassa quota, che ne so, prendi l'auto o comunque chiami il professionista, quindi la sistemi, su diventa un problema veramente gigantesco. C'è stata qualche difficoltà, per esempio, non so, negli ultimi anni, per esempio? Per esempio, quello che si può dire. L'anno scorso sono salita per l'apertura, non c'era più acqua calda e poi alla fine ho scoperto che si era rotto un tubo in cucina ed è stato... Spero non alla fine, a chiusura, spero. No, no, inizio stagione. Ah, ecco, no, perché sono salita in apertura e alla fine, ho detto per un attimo, no, ok. No, vabbè, alla fine però sai, comunque è passata la stagione, invece all'inizio così è stato proprio un... Okay. Ah, oh, grazie, è un bel benvenuto, no? E lì cosa avete fatto, quindi? L'hai riparato tu? No, allora abbiamo, chiaramente dovuto trovare la soluzione in quel momento per riuscire a non far andare acqua dappertutto. E quindi abbiamo dovuto semplicemente chiudere i rubinetti di quella zona. E poi abbiamo contattato chiaramente l'idraulico, però serve l'elicottero per farlo salire, per farlo scendere, quindi sono comunque dei costi, immagino, sostanziosi, no? E poi il problema è stato che comunque questo intervento è durato più giorni, per cui ci è voluto un po'. Ok, sì, immagino poi anche per il fatto che venga utilizzato l'elicottero, poi il costo aumenti esponenzialmente. Assolutamente. Immagino. Anche per le provviste, per esempio, vi rivolgete all'elicottero? Sempre con l'elicottero, sì, esatto. Ok. Discorso diverso invece per il porta e Resinelli, perché si arriva comunque lì vicino in auto, giusto? Sì, sì, sì. Poi soprattutto i fornitori hanno la possibilità di portare comunque quello che ci serve ai Resinelli e poi noi con il furgone scendiamo, abbiamo comunque una strada d'accesso privato, per cui cambia tutto completamente. No, infatti sono anche, è bello anche capire queste cose, perché sono anche proprio rifugi totalmente diversi e immagino che in generale ci sono rifugi totalmente diversi anche in Valtellina e Valchiavenna. Quali sono le problematiche, visto che adesso stavamo parlando di problematiche, seppur con il sorriso sulla bocca, ma quali sono le problematiche più importanti per il rifugio, comunque che sono emerse anche nell'ultima assemblea dei rifugisti, se sono emerse?
quello che è emerso anche nella nostra recente riunione, a parte durante il periodo Covid, che appunto le nostre problematiche erano legate a tutte queste regole che ogni settimana tendenzialmente cambiavano. Per esempio, ci veniva richiesto di lavare a tot gradi le coperte di lana, mm-hmm. per noi era comunque un problema. Poi era per esempio appunto questa cosa che andavano lasciate all'aria aperta però per tantissime ore, okay. Quindi poi si era fatto presente che il meteo lassù cambia abbastanza repentinamente, per cui immagino. C'era sempre una riduzione di queste ore, quindi era veramente ingestibile. E adesso le problematiche possono essere, che ne so, l'affluenza appunto, okay. Di persone che magari non hanno idea di dove stanno andando, nel senso che comunque sì, vanno in montagna perché gli piace, ci sta, ma magari non hanno grande esperienza, quindi vengono con abbigliamenti più disparati, con calzature non idonee, sbagliano le vallate. Per cui diventa magari un problema anche nella loro gestione in generale. Ok. I rifiuti, chiaramente, perché comunque... È giusto, anche i rifiuti dovrete mandarli a valle, immagino, in elicottero. Esatto, sì. Okay. E il problema è che tendenzialmente ci deve essere un... Cioè, si pensa sempre che comunque chi fruisce della montagna abbia a cuore la montagna e per cui abbia anche questa delicatezza, questa attenzione per l'ambiente. E purtroppo... Chi invece si approccia così random, diciamo, domani, esatto, okay. Magari non ha questo tipo di consapevolezza e per cui lascia un sacco di rifiuti ai rifugi e diventa chiaramente un problema perché comunque i posti di stoccaggio sono piccolini e hai comunque l'elicottero da pagare che porta a valle i rifiuti, quindi è anche oneroso chiaramente. E a parte quello, magari proprio persone che ne so, fazzolettino di carta e lo gettano per terra. Quindi c'è proprio un po' una mancanza da questo punto di vista. Beh, quest'ultima penso sia anche una mancanza, voglio dire, di educazione, di civiltà. Assolutamente. Però, ecco, per esempio, il fatto che molte persone si approcciano alla montagna appunto in maniera random, dall'oggi al domani, cioè, secondo te, per esempio, è necessario che ci siano magari dei corsi o, non lo so, o maggiore informazione per far capire alle persone cosa devono fare? Adesso, anche l'escursionista che va con le scarpe da ginnastica sui 3.000, voglio dire, non è il massimo, ecco, succedono, perché vabbè, ci sono anche quelli che, si dicevi prima, sbagliano le vallate. Ecco, succede, ma cosa si può fare per far sì che una persona possa vivere la montagna ma evitare questi comportamenti? Ma allora, di primo acchito io consiglierei di, per esempio, iscriversi ai corsi del CAI. Ok. Comunque il CAI fa un sacco di informazione, perché oltre alla gestione di tanti, cioè proprio alla proprietà di tanti rifugi, sì. aiuta, diciamo, le persone a sviluppare maggiormente questa educazione magari all'ambiente, alla montagna. E poi vabbè, noi nel nostro piccolo cerchiamo sempre comunque di dare, quando ci chiamano, le informazioni proprio necessarie per salire al rifugio, cosa serve, eccetera. Però è chiaro che se uno non ti chiede niente non è che gli dici devi portare questo e quest'altro. No, ci mancherebbe, immagino, insomma. Certo che adesso torno su chi ha sbagliato la vallata. Proprio non ha proprio capito nulla. No. No, vabbè, infatti, immaginavo. Il rapporto, per esempio, con la fauna selvatica, com'è nei due rifugi? Nel senso, immagino che ogni tanto si veda qualche capriolo, qualche cerbiatto, qualche animale selvatico, ecco. Ma poi è un rapporto di... com'è il rapporto? Dai, vado così con la domanda. Ok, allora per quanto concerne il rifugio Ponti, in realtà noi siamo in una zona abbastanza selvaggia, mm-hmm. poco verde, tantissima roccia, e per cui questa cosa ci permette di avere solo determinati animali. Per lo più, vabbè, ci sono le marmotte, mm-hmm. c'è l'ermellino che è proprio alla tana al rifugio direttamente, ah, okay. per cui nei momenti di magari di meno affluenza gironzola intorno al rifugio, sì, e quindi vabbè, è comunque bello. Sì, è caratteristico. Sì, poi capita
tendenzialmente quando magari cambia il meteo, di vedere qualche camoscio. Stambecchi pochissimi, ma non sono mai proprio lì vicino. E poi abbiamo la pernice bianca, ecco, quella sì. Okay. Però vabbè, sta sempre un po' più distaccata dal rifugio, perché chiaramente viene disturbata dai turisti. Ok, ci sono anche persone che arrivano apposta per vedere gli animali oppure un di più? Qualcuno sì, ma sono pochi. Sono pochi, più che altro fotografi. Ok. Magari per la pernice o l'ermellino. Eh beh, immagino, insomma, invece al Porta c'è qualche animale selvatico? Al Porta è pienissimo di camosci, pieno. Ok. Quello sì. Immagino più su, chiaramente. E più facile da vedere sicuramente rispetto a, che ne so, la Valle di Predarossa, perché comunque è una zona, è un parco, ce ne sono veramente tantissimi, quindi cioè, a chiunque capita di salire e avvistarli. E beh, insomma, interessante anche questo, anche il rapporto con la natura, che voglio dire è molto, molto interessante. Diciamo prima, Rifugio Ponti, prettamente estivo, hai già iniziato a lavorare, è già aperta ufficialmente la stagione o aprirà prossimamente? No, allora io aprirò il 15 di giugno. Ah ok, allora c'è ancora un po' di tempo. Sì, vabbè, ho iniziato a lavorare in realtà sì, perché comunque da un po' che mi arrivano prenotazioni, sto cercando personale, per cui cioè, ci sono delle cosine anche da sistemare prima dell'apertura, per cui tutta questa parte la sto già facendo. Per esempio, cosa c'è da sistemare prima dell'apertura? Io immaginavo le piccole manutenzioni ordinarie, ma ci sarà anche altro, appunto, gestire le prenotazioni poi? Beh, il personale, appunto, che ne so, acquisti in virtù appunto dell'apertura, registratore di cassa, eccetera, cioè bisogna comunque fare vabbè, i normali controlli, eccetera, ricaricare gli estintori ogni anno, giusto. Un po' questo. No, vabbè, che sembrano bazzecole, però in realtà sono tutti procedimenti che vanno fatti, certo, per poi aprire in piena sicurezza e tranquillamente. Quante sono le persone che possono stare contemporaneamente al Porta, al Ponti, chiedo scusa? Come ospiti intendi? Sì, come ospiti. Ma allora, noi come posti letto più o meno oscilliamo tra le 70 e le 70-80. Ok, beh, insomma, anche grandicello. Il Porta invece quanti? Il Porta ha invece 55 posti. Ok, beh, insomma, comunque non sono rifugi piccolissimi. No, anzi, assolutamente. Tutt'altro. E, che tipo di utenza c'è? Nel senso, ci sono persone, intanto, di che nazionalità più o meno arrivano in entrambi i rifugi? E poi anche, non so, c'è un'utenza eterogenea a livello di età o a livello... So, in generale, com'è? Allora, per quanto riguarda Ponti, diciamo che abbiamo tre tipologie di clientela, e per quanto riguarda la nazionalità, luglio tendenzialmente e a settembre sono i mesi, diciamo, più gettonati dagli stranieri, per lo più di madrelingua tedesca, per cui significa austriaci, svizzeri e proprio tedeschi della Germania. E capita a volte di avere qualche olandese, qualche francese, qualche inglese, e negli ultimi anni anche qualche persona che arriva dall'est, tipo Polonia, Russia, eccetera. Mentre, vabbè, agosto è il mese degli italiani, e come tipologie abbiamo escursionisti, alpinisti e poi, vabbè, le persone che comunque vengono mordi e fuggi, diciamo. Ok, quindi in giornata proprio. Esatto. Quindi che la meta può essere, che ne so, la Bocchetta Roma per esempio, che è un posto molto panoramico, poi vengono al rifugio, pranzano e tornano all'auto. Beh, insomma, va bene anche questo, chi arriva per pranzare, non per forza per dormire, ecco. Esatto. E più o meno, ecco, invece per chi dorme, quanto tempo sta una notte, oppure, nella maggior parte dei casi ovviamente, oppure più notti? Allora, la maggior parte una notte, gli stranieri sono quelli che magari fanno due notti. Cioè tendenzialmente salgono, dormono, il giorno dopo salgono a fare per esempio il Monte Disgrazia, tornano al rifugio, dormono e poi tornano a casa o magari fanno il Sentiero Roma. Ok, ecco, siamo quasi in chiusura, non abbiamo ancora parlato di una cosa, che in realtà tu sei cresciuta tra i rifugi, perché insomma la tua famiglia è storica, è una famiglia storica di rifugisti sondriesi, quindi insomma... tu sei proprio cresciuta letteralmente nei rifugi. Esatto. Com'è stato vivere questa vita in alta quota, mi viene da dire?
Io ho dei ricordi molto belli della mia infanzia e sicuramente i momenti più belli sono quelli che io ho passato al rifugio. E mio nonno gestiva il rifugio allievi, quindi proprio sono tre vallate, diciamo, a fianco del rifugio Ponti, comunque sempre Valmasino. Lui tra l'altro guida alpina, per cui ha cresciuto me e mio fratello un po' in questo ambiente, quindi ci ha proprio trasmesso la passione per la montagna, per gli sport anche legati alla montagna. Infatti arrampichi anche? Arrampico, sì, mi piace un sacco. Vabbè, insomma, ci sta. Sì. E quindi vabbè, diciamo che la montagna è proprio parte della mia vita a 360 gradi. Ok, hai sempre voluto fare questo lavoro, quindi mi viene da dire, no, perfetto. Non Quando è che ti è venuta questa idea, ti si è accesa questa lampadina? Allora, vabbè, io ho sempre lavorato con la mia famiglia, poi a un certo punto della mia vita ho cambiato completamente, sono finita a lavorare in un ufficio, sempre legato comunque il mio lavoro alla montagna, perché da ragazzina comunque anch'io volevo il sabato e la domenica liberi. E poi però dopo 5 anni passati davanti a un monitor in un ufficio proprio in città, non mi andava più, mi stava molto stretta la vita. E sei tornata in quota. E quindi sono tornata in quota, c'è stata appunto l'occasione che c'era il bando per il rifugio Ponti, per cui ho scelto di partecipare e il CAI mi ha scelta. È ottimo, insomma, è interessante come tipologia di lavoro e di vita. Siamo in chiusura davvero, grazie mille quindi Eleonora Fiorelli per essere stata con noi, grazie mille. Grazie a te. Grazie mille, ecco, ricordiamolo, vicepresidente del gruppo Rifugi dell'Unione CTS della provincia di Sondrio, grazie mille davvero e con noi ci ritroviamo sempre tutte le sere, sempre qui alle 19.30 e poi in replica negli altri orari e buon proseguimento con i programmi di Unica TV.